Ragazzi, ultimo video dell'anno sul canale del Bene Comune. Per concludere quest'anno in bellezza, mi sembra giusto, perché no, parlare dell'ordinanza che è uscita in Campania inerente al contenimento del coronavirus. Normativa valida fino al 1 gennaio del 2022, precisamente 28esima ordinanza di Vincenzo De Luca, che volevo un pochettino analizzare con voi e dirvi cosa ne penso. Ma prima di dirvi cosa ne penso, leggiamola insieme. Leggiamo proprio il PDF ufficiale della 28esima ordinanza riguardante il coronavirus di Vincenzo De Luca. Leggiamo insieme. È fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi o cene nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina. A decorrere dal 23 dicembre 2021 fino al 1 gennaio 2022, per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande alcoliche non alcoliche con esclusione dell'acqua nelle aree pubbliche, compresi spazi antistanti, i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo di tavole all'aperto nel rispetto del distanziamento. Oltre ciò, nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi che possano dar luogo a fenomeni di assembramento e confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale anche all'aperto. Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio del 2022, dalle ore 11 fino alle ore 5 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto d'asporto di bevande, divieto di qualunque bevanda ad esclusione dell'acqua. Oltre questo, è fatta raccomandazione ai comuni, ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale. Adesso che abbiamo letto i vari punti dell'ordinanza, possiamo con calma analizzare i vari punti. Il primo punto essenzialmente parla del divieto da sale da ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati di svolgere attività che possano fare assembramenti. Ovviamente tali cose sono concesse in caso di pranzi e cene, sempre nel rispetto delle norme vigenti. È un'ordinanza simile, almeno in questo punto, consci del fatto che il tasso di contagio in Campania si aggira intorno al 9-10%, consci del fatto che siamo in zona bianca e consci del fatto che il numero di terapie intensive è minore rispetto a quelle della media nazionale, può comunque essere apprezzabile per evitare un innalzamento dei contagi e per evitare di conseguenza un ritorno in zona gialla e quindi un allentamento di tutte le varie libertà civili e dell'economia. E il secondo punto dell'ordinanza che mi fa particolarmente storcere il naso, ovvero il divieto in ogni zona pubblica e in ogni zona fuori appunto dai vari punti di ristorazione di consumare cibo all'aperto se non seduti nelle norme vigenti. Quindi divieto di prendere, che ne so, la pizzetta fuori al bar, divieto di prendere la birretta, l'unica cosa che si può prendere è l'acqua. Una cosa simile, attiva in questo caso dal 23 gennaio al 2021, oltre ad essere un danno enorme per la piccola e media impresa, che soprattutto in questo periodo cercava di riprendersi e che in questo periodo avrebbe potuto fatturare tantissimo, quindi un danno dal punto di vista economico relativamente alto, finisce per essere nel concreto anche piuttosto inutile, perché un decreto simile per farlo realizzare c'è bisogno di molte forze dell'ordine. Queste forze dell'ordine sono state riversate totalmente nelle zone di Chiaia, mentre in altre zone della Movida, come il Vomero, come il centro storico, ma anche come il Corso Secondigliano e in tante altre piccole zone di Napoli in cui c'è presente della Movida, controllo totalmente assente. Non totalmente assente in generale, ma totalmente assente dal punto di vista del controllo di queste ordinanze qui, un controllo molto inferiore rispetto appunto a quello riversato nelle zone di Chiaia e del lungomare.
Quindi un'ordinanza pressoché non solo inutile, non solo se soprattutto se venisse rispettata in toto dannosa, ma soprattutto incoerente. Perché? Fermo restando che il controllo nelle funicolari del Green Pass è ottimale, fermo restando che il controllo sulle stazioni metropolitane tutto sommato c'è, nei bus e nelle circumvesuviane il controllo del Green Pass è totalmente assente, nonostante le norme vigenti. Il che vuol dire che in uno dei veicoli più grandi del contagio manca un controllo del coronavirus, manca un controllo del Green Pass. E quindi perché non aumentare a questo punto e far davvero dei controlli come si deve su tutti i mezzi di trasporto pubblici, piuttosto che limitare non solo la libertà civile dei cittadini, ma anche limitare la ripresa economica di un territorio? Me lo chiederei davvero, visto che ok che siamo in una situazione in cui potremmo in teoria passare nella zona gialla in qualunque momento se non facciamo attenzione, ma siamo comunque in zona bianca, abbiamo comunque un tasso di contagi nella media nazionale e comunque non siamo in una situazione talmente grave da prendere tali provvedimenti drastici. L'ultimo punto dell'ordinanza, essenzialmente come ciliegina sulla torta, parla del divieto dei giorni del 23, 24, 25 e 31 dicembre del 2021 di vendere bevande alcoliche o cibi anche ad asporto dalle 11 fino alle 5 del giorno successivo. Infine, l'ordinanza finisce con un invito ai comuni a varare ulteriori decreti e limiti per far rispettare queste norme vigenti. Nel complesso la definirei un'ordinanza fallimentare. È vero che i vaccini qui in Campania almeno stanno andando a passo d'uomo, stanno andando davvero piuttosto bene a regime rispetto alle altre regioni. È vero che rispetto alle altre regioni, soprattutto del sud, qui almeno c'è stato un ottimo controllo del Covid, ma questa ordinanza in specifico la vedo esagerata. Infatti non solo non è stata rispettata, ma non è neanche riuscita a farsi rispettare stessa. Una conclusione dell'anno, almeno secondo me, con questa ordinanza piuttosto fallimentare da parte di Vincenzo De Luca. Detto questo, auguro un buon capodanno a tutti, auguro delle buone festività, dal bene comune è tutto e ci vediamo al prossimo anno. E vi raccomando, fate attenzione perché comunque un non andrà tutto bene è dietro l'angolo. Arrivederci.